Giulianova Matelica, giocato al campo Giovanni Paolo II di Matelica. La squadra padrone di casa si è subito mostrata più determinata e aggressiva. Al quarto minuto il Matelica prova ad andare in vantaggio con Bugaro. Già all'ottavo il Matelica passa in vantaggio con un gol di Dorato. Al diciannovesimo due tentativi del Matelica parati da parte del Giulianova. Al ventunesimo nuovo tentativo di Visconti del Matelica, che però non realizza. Al ventottesimo un'opportunità per il Giulianova, ma Di Paolo non riesce. Al trentesimo il raddoppio del Matelica, grazie ad Angelilli. Al trentaseiesimo Bugaro che porta la squadra padrona di casa al 3-0. Il Matelica ha condotto tutto il primo tempo con decisione ed al 44esimo un tentativo di Melandri che non riesce. Tra il primo e il secondo tempo una bella iniziativa, premiati i ragazzi che il 9 gennaio rimasero intossicati negli spogliatoi dal monossido di carbonio per il coraggio dimostrato durante l'incidente, che li vide ricoverati al pronto soccorso, ma per fortuna non ebbe altre conseguenze. Il secondo tempo inizia con il cambio del Giulianova, esce Gori ed entra Tozzi Borsoi. Le cose non cambiano ed è il Matelica a condurre la partita. Vediamo una serie di tentativi del Matelica, al secondo minuto prova Melandri e subito dopo Dorato. Tozzi si fa subito notare al quarto minuto, il giocatore del Giulianova prova ma va fuori. Al diciannovesimo Tozzi riesce a segnare ma la partita resta in mano al Matelica, tanto che dopo qualche tentativo del Matelica da parte di Bugaro e Melandri al ventitresimo Bugaro va in gol. Il Giulianova prova a reagire. Ma ci si mette anche la sfortuna. Al trentesimo una doppia traversa. La squadra ospite al 32esimo riprova, ma va fuori. Il Giulianova sta reagendo, ma ormai la partita è in mano al Matelica, che fa una serie di sostituzioni. Al 44esimo un ultimo tentativo del Giulianova non si realizza. Da segnalare per il buon esempio la tifoseria del Giulianova, che ha supportato la squadra con determinazione per tutta la partita e alla fine ha ringraziato i giocatori. No, una grande partita giocata di squadra, giocata con una buona fase di possesso. In fase di non possesso chiaramente ci sono gli avversari, riuscivamo a tenere tutte e tre le linee corte e questo ci ha permesso realmente di subire poco gli avversari, riuscivamo sempre a pressarli in varie zone di campo e se ne esce fuori il grande valore della mia squadra, bravi. Direi che i miei come atteggiamento in non possesso per la voglia di correre sono stati molto bravi anche nel secondo tempo. Ho ricordato la gara di ieri del Pineto, ho ricordato a fine primo tempo Virtus Vecomp Triestina ieri, vinta dalla Triestina sotto 3-1, 4-3 al 96esimo. Ho ricordato per chi è del Milan la finale Champions League, perciò sotto l'aspetto dell'impegno e del non pigliare gol al di là del rigore siamo stati bravi. In fase di possesso siamo stati un po'... non dico presuntuosi perché non lo siamo stati rispetto all'avversario c'è, ma forse un po' superficialotti, abbiamo cercato troppo forse individualmente il gol e poi il gol non arriva, però abbiamo fatto delle ottime trame e meritavamo sicuramente di arrotondare il nostro bottino di gol. Si è messa subito male, abbiamo commesso delle leggerezze che ci hanno complicato enormemente l'andamento della partita, anche perché quando sbagli, quando dimostri debolezza con una squadra così importante come il Matelica, l'impatto psicologico diventa ancora più marcato, quindi sicuramente siamo rimasti nell'errore, cosa che una mia squadra non le può succedere, però mi assumo le responsabilità, vuol dire che in questi 15 giorni non sono stato così bravo di trasmetterli. Trasmettergli queste sicurezze, questa reazione all'errore, insomma, a reagire subito è la cosa più importante, soprattutto quando di fronte a una squadra che non ti perdona e non ti concede niente.